Ragazzi, non potete capire la schifezza che ho fatto in questo video. Meglio che guardate il video, va? Ciao ragazzi, ed eccoci qua, ritornati su Mario Kart 8 Deluxe sulle gare a tempo. Una serie molto reutilizzata sul mio canale, veramente grazie a tutti. È una serie che poi me sa solo io la sto facendo questa cavolo di serie, però a tempo mi piace farla. E comunque ragazzi, vi volevo dirvi che peccato che non l'ho detto, mi ero scordato nel primo episodio, che io quando faccio le gare a tempo non mi alleno per un cazzo prima di iniziare il video. Quindi ragazzi, ecco perché utilizzo due possibilità e come va, va ragazzi. Allora, nell'altro episodio, se non sbaglio, abbiamo fatto l'autostrada Toad. Oggi, eppure questo, abbiamo fatto le cascate di tipo timido. Nell'altro episodio, in alto a destra, ci sono le schede, quindi potete guardare questi tre episodi. E ragazzi, direi di andare sulla banana, sul trofeo banana. E quindi ragazzi, fra queste quattro, io direi che un po' la più difficile che mi rimane è il desertico deserto. Sì, possiamo dire questo, perché intanto le cascate di DK, come Donkey Kong, ormai io le so perché praticamente c'era sta mappa anche su Nintendo 3DS, quindi mi rimane un po' più facile. E andiamo a fare quindi questo tipo di mappa. Ricordo che ho due possibilità, se in caso va male la prima posso recuperare benissimo alla seconda e vediamo come andrà. Allora, vediamo. Ok, eccoci qua. 3, 2, 1, via, perfetto. Allora, siamo partiti in modo un po' sgarbato, lì per forza al fungo perché altrimenti rimanevo impappinato. Ho iniziato veramente male, ma malissimo. Aia, no ragazzi, ho iniziato malissimo, possiamo dire. Io qui sinceramente a questo imbuto non ho mai capito se devo passare in mezzo oppure di lato. Io passo sempre di lato perché se vado in mezzo mi, ecco, vaffanculo, mi inghiottisce, non so, le sabbie mobili. Boh, non ho mai capito questa cosa. Scrivetelo qua sotto nei commenti, fatemelo sapere perché io non capisco. O di avere il fungo lì in caso utilizzavo il fungo, niente ragazzi. Già ho utilizzato il mio secondo fungo. Nel primo giro è una cosa incredibile. Sto facendo schifo oggi, eh. Sto facendo schifo oggi, cioè su questa mappa le derapate sono un po' difficili da farle come sospettavo, perché cocane, porco, abbiamo utilizzato tutti i funghetti e non è una bella cosa per me. No, no, per un cazzo. Speriamo che nella seconda prova ci riproviamo perché ci rimettiamo, perché altrimenti è una cosa incredibile. Cioè, porco cane, questa è la peggior, veramente, il mio peggior tempo. Oggi sto giocando da schifo, ragazzi, non c'è niente da dire. Oh, qui un po' mi sono salvato con la derapata. Ma porca troia, perché non giri? Niente ragazzi, questa non si può considerare come una gara seria, come una prova a tempo seria. Mi impappino sempre. Ragazzi, questo è il bello della diretta, che non faccio le sfide prima non mi esercito per un cazzo. Poi su Mario Kart non ci gioco da tipo una settimana. Aia! Vabbè. Io direi di... è così ragazzi, è così. 2 minuti e 30, cioè incredibile. Una gara più schifosa di così non l'ho mai fatta. E già. Speriamo che, vabbè, nuovo record, grazie a cazzo non ho mai fatto ste gare di merda. Sono stati creati nuovi dati fantasma, no? Bene, speriamo di puntare al meglio. Ora vediamo un po'.
Ora cercherò di impegnarmi. Oh mio Dio, mi sono preso un colpo perché pensavo che andava in fumo. Oddio, perfetto, che derapata, ragazzi. Io direi boom. Ma porca puttana. Ai ai ai. Io direi però i funghi è meglio che li utilizzo qui, guarda. Quindi meglio che il prossimo fungo non lo spreco. No, porca puttana, raga. Lasciate perdere. Oggi sto fuori forma. Oggi sto fuori forma. Che schifo. Che schifo, ragazzi, veramente. Che schifo. Vabbè, un po'. Dalla minimappa io sto un pochino in vantaggio, però ce l'ho dietro, eccolo là. Non è una bella cosa. Aia. Ragazzi, porca troia, mi frega sempre sto pezzo, perché non so se fare la derapata e vaffanculo o no. Perché porca puttana. Ragazzi, questo veramente è difficile come mappa, eh. Come mappa è difficile. Per me, logicamente è per me. Non so voi, cioè, un casino. Ragazzi, ho fatto un mare di errori in questa gara. Veramente ho fatto un mare di errori. Però devo calcolare che in quel pezzo io ho utilizzato tutti i funghi. Ecco, ho peggiorato di mezzo secondo. Aia, forse ho fatto bene l'ultimo giro, così l'ho recuperato bene, benissimo così. Per me questa gara è, finora è stata più difficile farle tutte. Cioè, ragazzi, non c'è da dire niente. Sinceramente è così. E io ho dovuto utilizzarlo per forza, perché altrimenti perdevo tempo. Quindi non abbiamo più funghi e dobbiamo concludere, cercare di concludere la gara così, vediamo un po'. Almeno un secondo in meno, 2 secondi in meno mi farebbero comodo. Vediamo. Allora, 2 minuti e 32. Sembra un risultato, vabbè, non è andata. 3 secondi, dai. Sono migliorato di 3 secondi. Vabbè, meglio di niente. Per me va bene così, ragazzi, per me va bene così, perché sinceramente in questa gara sono andato in panico, sinceramente parlando sono andato in panico, non c'è dubbio. E ragazzi, per me va bene così, 2 minuti e 32, non mi ricordo adesso i millesimi, va bene, va bene, va bene, va bene. Ebbene ragazzi, questo episodio su Mario Kart Prova Tempo è finito. Mi raccomando, lasciate like se vi è piaciuto questo video e per supportare questa serie mi raccomando lasciate like. I miei social sono qua sotto in descrizione, tra cui possiamo calcolare Instagram, che è il social per me ultimamente più utilizzato, e anche Telegram, dove pubblico logicamente i link del video in anteprima, così non vi perdete tutte le novità del video. E ragazzi, mi raccomando, lasciate like a questo video. Chi non è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando. Io vi saluto e ciao.